Il 2020 calcistico dell'Ostia Mare si chiude con una vittoria rocambolesca, ricca di emozioni, ma meritata contro il Badesse. Noi l'analizziamo insieme al mister De Angelis. Buonasera mister. Buonasera. E complimenti per la vittoria. Vittoria veramente pesante, importante e venuta però in maniera abbastanza rocambolesca. Anche a livello emotivo è una partita abbastanza importante, ma ci stiamo cominciando ad abituare a queste partite perché anche domenica scorsa in vantaggio siamo fatti recuperare e poi abbiamo fortunatamente fatto il 4-2, cosa che è successa anche oggi. Però oggi devo dire la verità, con qualche piccola indecisione da parte dell'arbitro che ha un po' compromesso l'inizio del secondo tempo che vedeva la gara nettamente in mano a noi. Esatto, una partita che sembrava veramente indirizzata verso l'Ostia Mare, ma senza quel travaglio finale che poi c'è stato. Ma ti chiedo, parlando proprio degli episodi che hai preannunciato, partirei proprio dall'episodio del calcio di rigore del Badesse con un fallo laterale che è sembrato proprio invertito. Avevi fatto anche dal primo gol, perché comunque l'arbitro ha inteso il non fuorigioco a causa di un passaggio del nostro giocatore, invece è stato un assist fatto da 9 avversario che è stato anche abbastanza
sincero a mettere il suo assist, quindi un gol in fuori gioco, e il secondo è un fallo laterale clamoroso per noi invertito, da cui poi è scaturito l'occasione del rigore. Al di là degli episodi, comunque una bella vittoria, 3 punti che bissano quelli di Grassina, c'è la sensazione che la squadra si stia un po' sbloccando. Ma assolutamente sì, ma anche dopo le due sconfitte ero arci sicuro che questa squadra avrebbe lottato per vincere contro tutti, perché abbiamo dimostrato contro il Cannara, che in quel momento era la prima in classifica, dominando per gran parte della gara. Quindi ero tranquillissimo che i ragazzi comunque avrebbero fatto e faranno partite ottime sotto tutti i punti di vista, soprattutto sull'intensità che non sta mancando mai dagli allenamenti alla partita, in quanto comunque ogni domenica stiamo vedendo una squadra abbastanza aggressiva, abbastanza cattiva, ed è quello che a me preme maggiormente. Peraltro poi 7 gol nelle ultime 2 partite, che erano poi il totale dei gol realizzati nelle prime 7. Sì, e poi ogni partita è una storia a sé. Oggi abbiamo incontrato comunque un'altra buona squadra di categoria. È un girone che stiamo vedendo molto livellato, la prima può perdere come contro l'ultima, come è accaduto oggi col Trastevere che ha perso lo Scandicci, quindi è normale che se noi continuiamo con questa intensità e questa voglia di vincere ogni partita, anche sul 2-2, oggi la squadra ha ripreso le redini del gioco, macinando il gioco e creando diverse occasioni, ci daremo molte molte soddisfazioni. Squadra che non molla mai e che si ritroverà il 28 per ripartire verso Monte Spaccato, che è la prossima tappa il 6 gennaio alla ripresa. Tanti auguri di buone feste, mister, a te e famiglia naturalmente, e un buon Natale a tutta l'Ossia Mare. Auguro un buon Natale a tutti quanti, a tutti i nostri tifosi, a tutta la società che comunque c'è sempre vicina, in primis con il presidente, e speriamo di ripartire con il nuovo anno con il botto come abbiamo finito.